Che succede, Reinhardt? Banditi che assaltano gli esattori reali, in pieno giorno. La pagheranno, Vostra Altezza. Potete giurarci, e non solo loro. Vedo che il mio regno è stato abbandonato. Che cos'è? Attenzione! Frana! Indietro! Il muro là sopra sta crollando! Si salvi chi può! Vostra Altezza, il carro. Possiamo usarlo come riparo. Forza, dobbiamo farlo avanzare. E ora? Siete meno di quanto pensassi! Chiamate i vostri compagni! Maledizione! Presto! Prima che vi prenda frustate! Indicami un bersaglio. Arbalestriere ai tuoi ordini! L'armatura non li salverà. Il carro! Usate il carro! Oh, ce l'abbiamo fatta, Reinhardt. Grazie. Le pareti del tempio sono crollate. Qualcosa deve averne danneggiato i contrafforti. Oppure qualcuno. Ma non possiamo farci nulla. Continuiamo!
Lungo la strada, dall'altra direzione, apparve un carretto da contadino carico di fieno e diretto verso di loro. «Sgombrate la strada!» intimò il conte Caldwell, alzandosi sulle staffe. «Fate largo alla vostra regina!» Obbedienti, i contadini spostarono il carretto tra le ortiche ai margini della strada. Mentre passava, Mev sbirciò all'interno e si fermò. Su un letto di paglia giaceva un uomo gravemente ferito, in preda alla febbre. Le sue gambe bendate emanavano un forte odore di marcio. Per gli dèi! Chi è stato a fargli questo? Chiese Mev. I banditi. No, mia signora. Rispose un contadino. È stato un mostro. A est di qui, verso Wetterton, c'è un cimitero. Antico come gli elfi, dicono. Continuò il contadino. Clethum stava piazzando delle trappole per animali. È tornato tutto insanguinato, farfugliando di una fanciulla dai lunghi capelli uscita da una tomba. Lo stiamo portando dalle sorelle di Melitele, in cima al crinale. Forse loro potranno aiutarlo. Scommetto di sì. Rispose la regina, sebbene sapesse, a giudicare dalle ferite, che l'uomo sarebbe morto prima del tramonto. Che gli dèi siano con voi. La regina fischiò e il suo destriero riprese il cammino. Volete che cerchi un Witcher, vostra altezza? Chiese Caldwell. Uno di quei mercenari potrebbe togliere di mezzo il mostro. Finché non prenderemo i banditi, non permetterò a nessuno di lasciare la nostra compagnia, a prescindere dal rango. Rispose Mev. Allontanarsi significherebbe farsi catturare. Tuttavia, se la nostra strada dovesse portarci nei pressi di Wetterton, forse potremmo occuparcene noi stessi. Vostra Altezza, siamo appena sfuggiti a uno scontro con quelle bestie. Questa creatura richiederà una spada d'argento e delle formule magiche. Ci faremo bastare una decina di arbaleste. Rispose la regina, calma ma decisa. Cercate di sfoderare un po' di coraggio. Andiamo, Caldwell. L'armatura non li salverà. Thank you.
Non ne passa più. Inginocchiatevi e rendete omaggio agli dèi. Sarete ricompensati. Melite le veglia su tutti noi. Tuttavia, fareste bene a ricordarglielo attraverso la preghiera.
Percorrendo la strada maestra, udirono ad una certa distanza le campane di un tempio dedicato a Madre Melitele. Mev si rivolse a Reinhard. C'è qualche celebrazione oggi? Un banchetto sacro? Non che io ricordi, Vostra Altezza. Lo sguardo della regina si fece torvo e le sue mani si strinsero intorno alle redini. Allora è un allarme. Ci chiedono aiuto. L'erba era disseminata di schegge di vetro e una miriade di piume volteggiava nell'aria, strappate dalle trapunte. Le sacerdotesse erano riunite in cortile, intente a curare i pellegrini feriti e a rimettere in piedi le statue rovinate. Cos'è successo? Sono stati i randagi di spalla, rispose sospirando la priora. Hanno rubato le offerte, gli ostensori, i libri sacri. Mia signora, vi prego, aiutateci! Riprendete ciò che ci appartiene! Gli esploratori della regina individuarono facilmente le tracce dei banditi che portavano verso un fitto boschetto di noccioli a nord-est del tempio, il luogo perfetto per nascondersi o per tendere una trappola. Ora mi è tutto chiaro. Sabotaggio! Sono stati i banditi ad indebolire le mura. Vostra Altezza, tornate indietro. C'è qualcosa di malvagio in agguato. Hai del cibo, ma una fame del lupo. Basta un solo dardo. Indicami un bersaglio. Arbalestriere ai tuoi ordini. Ma che... chi osa? L'armatura non li salverà.
Vostra Altezza, siete tornata. Le nostre preghiere sono state ascoltate. Possa la Divina Madre vegliare su di te. Vostra Altezza, siete tornata.